Con Andrea Di Marco, prosegue il periodo negativo per la Sidi Gassa Tripalda, forse testa e concentrazione sono rimasti a Milano. Ma guarda, io di Milano non ne voglio più parlare perché è una cosa passata, è una cosa finita, dobbiamo guardare un pochino di più al campionato, ma non c'è tanto rammarico per questa sera, c'è più rammarico per le due sconfitte precedenti a questa. Magari venire qua con 5 punti in più di Molfetta si giocava con una testa diversa, non lo so, sai, con i sei e con i mai non si va da nessuna parte. Abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre potenzialità, Molfetta è stata brava su tutti i fondamentali, ha spinto più di noi nei momenti decisivi e quindi si è meritata la vittoria. Il campionato è lungo, quindi è tutto aperto. Su cosa si è lavorato nel post-coppa e su cosa si dovrà lavorare dopo la sconfitta di oggi? Ma su cosa si dovrà lavorare adesso analizzeremo insieme all'allenatore la partita che abbiamo fatto, la rivedremo magari e diamo uno sguardo per vedere cosa abbiamo sbagliato. Su cosa si è lavorato dopo la Coppa? Su quello che si è lavorato anche prima, su quello che si lavora tutti i giorni, si va in palestra, si guardano gli errori e si cerca di metterli a posto. È arrivata una sconfitta oggi contro Molfetta, arrivavate a pari punti con Molfetta, si stacca quindi la formazione pugliese da voi, ma voi restate ovviamente in scia, si punta alle zone alte, quali sono gli obiettivi di Atripalda? Ma principalmente l'obiettivo adesso è di tornare subito a vincere, quello sicuramente. Poi tutto quello che viene è meritato, è buono, adesso noi cercheremo di rimanere attaccati a questa scia del quarto posto. Anche se ci si presenta un campionato, cioè un girone di ritorno un pochettino più complicato dell'andata, però abbiamo tutti i mezzi per farlo, quindi sono sicuro, io ho fiducia nei miei compagni, nell'allenatore, in tutto lo staff, quindi sicuramente torneremo in carreggiata. Avete avuto modo di batterla, non ti ricordo dove, Città di Castello, vedi Città di Castello come la più favorita ovviamente alla promozione? Vabbè, se uno guarda la classifica sicuramente, però ogni partita ha una storia a sé, la palla è rotonda anche nella palla a volo e quindi tutti possono vincere e tutti possono perdere.